Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento è un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Ti prometto l'estate, mentre il cielo cambia colore, quando sotto le coperte scopri chi sei veramente. Benvenuti a una nuova puntata, abbiamo ospite un cantautore, Daniel P. Per chi non ti conosce, Daniel P., chi non lo conosce ancora, ma molti poi nel tempo lo conosceranno, come lo descriveresti, Daniel P.? Allora, un connubio di timidezza, eccentricità, oddio, forse questi due mi descrivono abbastanza bene, perché sono una persona nel mio molto riservato, però poi mi apro molto grazie alla musica, ma questo penso è un cliché tipico degli artisti. Però in generale come sono nella vita sono nell'arte, cioè quello che c'è nelle canzoni sono anche nel privato. Quindi penso sia un connubio fra timidezza ed estrosità. E a questo punto, intanto parliamo dell'ultimo singolo, Dove ero io? In realtà, quando nasce questo brano, come si sviluppa il tempo, ma poi questo ti sei ritrovato? Dove ero? Ma ti sei ritrovato nel brano? Allora, Dove ero io ovviamente parla di un'esperienza vissuta personalmente alcuni anni fa, però mi sono trovato a cercare le parole giuste solamente l'anno scorso. È un brano che è nato un annetto e mezzo fa circa. Ed è un brano sia autoreferenziale, ma che ovviamente ha degli spunti della vita di tante persone, perché io ovviamente quando scrivo cerco sempre di mettere in primis me stesso, però non voglio mettere troppo del mio personale, perché non voglio che la gente ricada solo nelle mie storie, cioè devono potere anche loro potercisi rispecchiare. E quindi ovviamente parlo di un amore che è finito, la necessità di ritornare a rivivere un amore che ti spezza, perché anche se ti spezza ti fa comunque sentire vivo, perché è meglio quel tipo di amore che nulla, in un certo senso. Quando tu crei i tuoi brani, nascono prima la musica, un riff, un beat, oppure nascono prima le parole, oppure una frase, oppure possiamo dire che accidentalmente, come in un incrocio, si incontrano e proseguono la loro via in parallelo? Allora, guarda, in realtà io parto sempre prima dal testo, ma più che dal testo parto proprio da una singola parola, da una singola frase che casualmente mi ispira, cioè in un determinato momento della mia vita mi sta dando ispirazione. E se mi ispira, poi cerco di pensare ad un tipo di storia che possa essere coerente con quella frase, e poi da lì cerco poi una melodia che risulti calzante alla storia che ho creato. Quindi in realtà il beat non dico che è quasi l'ultima cosa, però viene di pari passo alla scrittura della metrica. Però io parto sempre prima dal titolo. Io non sono uno di quelli che scrive e poi pensa al titolo. Io prima di solito parto dal titolo, o comunque da un concetto che spiega molto bene il titolo che voglio dare. E invece nei testi preferisci essere più longevo oppure come nel classico inglese ami essere un po' più sintetico? A volte non, cioè dare la possibilità anche a chi ascolta di un po' di interpretare oppure sei un po' più esplicito? No, 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 a me lascio sempre molta libera interpretazione. Quasi tutti i miei testi hanno più significati, perché, come ho detto prima, mi piace o mi piacerebbe, insomma, che chi mi ascoltasse potesse vederci delle sfaccettature che io in primis non ho trovato. Quindi lascio sempre molte porte aperte.
suonare al vivo sicuramente hai suonato. Quale sensazione hai salendo sul palco? Poi c'è una quarta platea davanti che si apre, dove inizialmente è silenziosa, ma poi si anima perché tu senti quell'energia anche se sei concentrato sul brano, sull'impostazione, però quell'energia tu la senti e che tu poi trasmetti agli altri che ascoltano sotto. Qual è le tue sensazioni in quel momento? Guarda, io sono una persona che dal vivo si gasa molto, mi piace far gasare il pubblico, mi piace, questo penso che è una cosa che capita a tanti, mi piace l'idea di poterli stupire, soprattutto quando presento dal vivo brani che hanno già avuto modo di sentire, sulle piattaforme digitali e mi piace potergli dare una chiave interpretativa che loro non si aspettano, perché sono in primis io che la cerco ed è un po' il concetto anche di tutto quanto il progetto artistico che ho tirato fuori perché dove ero io è solamente una delle vetrine dell'album che è uscito il 16 luglio, che si chiama Le Porte Accanto. E queste porte che io pian piano sto spalancando e che ho spalancato in un paio di live che ho fatto durante quest'estate, a breve ci sarà anche il terzo. L'idea è che quelle porte dal vivo devono avere una sfaccettatura che tu nell'ascolto non hai trovato. E parlando appunto la copertina di questo del singolo, ma anche dell'album, da chi sono state ideate, e poi in realtà questa persona nella copertina del singolo, cioè questa persona con questa porta aperta in un mondo in realtà dietro è illuminato, però non ha un senso logico, probabilmente verso la luce, cioè, o comunque qualcosa di. Sì, allora diciamotela, questa te la devo spiegare perché io l'anno scorso ho fatto uscire il mio primo album che ho chiamato Atto Zero, che è stato un album di 12 tracce, e la copertina di quell'album era una costellazione, un universo con una costellazione di stelle. E dato che questo è il singolo che in un certo senso anticipava il nuovo progetto, la cui copertina invece sono due porte con un effetto riflesso dello specchio. E due fiori davanti, uno vivo e uno morente che si affiancano, quindi la coesistenza della vita e della morte, del bello e del brutto. Mi piaceva l'idea che questo singolo che facesse da tramite, fosse un pochino il collegamento dei due. Cioè, da un lato porto le stelle, che sono quelle dove sono stato fino a poco tempo fa, cioè il mio primo progetto, e sto aprendo le nuove porte che sono dove sto andando in questo momento. Nel nuovo disco, prende il disco oltre al singolo, ci sono tanti generi nello stesso Sì. tempo, quindi spazi tra un genere e l'altro a seconda delle emozioni, della sensazione anche dei brani. Sì, assolutamente, perché io, come dico sempre, io non mi sveglio il lunedì uguale al martedì uguale al mercoledì, per cui non capisco perché uno debba per forza ritrovarsi o etichettarsi necessariamente in un genere o in uno stato d'animo, solo perché ti calza meglio, perché è chiaro che tutti noi siamo più affini ad un mondo che può essere anche quello del sentimento della malinconia oppure della gioia, della rabbia, del far casino, del rumore, però non siamo solo quello. Quindi mi sono concentrato anche sull'idea di creare un album che avesse tante cose diverse, in modo che più persone potessero ritrovarcisi dentro. Tra i brani dell'ultimo disco, che comprende anche chiaramente dove ero io, c'è qualche brano di questi, in quanto come testo un pochino tende ad allinearsi agli altri brani, oppure hanno tutti una storia diversa e singola dalle altre? No, sono tutti molto molto diversi. Ci sono brani, per spiegartene alcuni, c'è Pesci Rossi che parlo del concetto dell'incomprensione, ma lo faccio in chiave tra virgolette rock, un rock molto leggero, ma è un rock. Oppure c'è Se mi scordo di te, che è il brano che chiude l'album, che è un retropunky, che gioca sull'ironia del riallagare la mente quando c'è il caos attorno. Oppure c'è Madeleine che parla delle paure che abbiamo tutti quanti, e che a volte noi non riusciamo a dare un nome a queste paure. Io le ho chiamate con il nome di una donna, ma in realtà è una bambina, la bambina interiore che abbiamo tutti, che ha bisogno semplicemente di uscire, di emergere per far convergere quel disagio verso la bellezza. Ci sono brani che giocano su un confronto fra l'isteria e la rabbia, come il brano La rabbia e l'allegria, che è un continuo altalenarsi in chiave dance di ciò che è ritmico e ciò che è provocatorio.
Vengo dal futuro, che è l'album, no, l'album, il brano al cui interno c'è la frase che dà il nome all'album, è come se, e tra l'altro apre l'album, parlo di un alieno che dal futuro racconta qualcosa che ha già visto allo spettatore presente, gli dice: guarda, se tu vuoi vivere in maniera più serena, devi comportarti in questa maniera, perché ho già visto cosa c'è oltre il muro, che è il muro spazio-temporale che separa presente, passato e futuro. Quindi in realtà non c'è una linea comune, io racconto tante storie. E invece scendendo dal palco, tornando un momento live, scendendo dal palco incontri le persone che hanno, prende, sono state lì per un'ora, un'ora e mezza, ti hanno ascoltato e le vedi con quel viso rilassato, oppure comunque No, emozionato, oppure è ti citano le frasi, ti dicono qualche parola, ti dicono: mi hai ricordato, mi hai sensato. Qual è la tua sensazione in quel momento? No, allora guarda, io sono sempre contento perché a prescindere da quante persone ti vengano a sentire, anche che venga solo una persona, in quella persona vuol dire che ha instillato qualcosa di positivo, cioè qualcosa che gli rimarrà di quel live. Alcuni amici miei mi hanno, per esempio, hanno iniziato a lanciare gli hashtag su alcune frasi di alcune canzoni che rimangono un pochino più impresso, che comunque sono un po' più, passami il termine, trash, perché poi comunque bisogna giocare anche sul grottesco in alcune situazioni, perché io quando immagino un live lo immagino molto variopinto, deve essere sia leggero ma anche profondo, cioè non ci possono stare l'una, la prima non può esistere senza l'altra come cosa. Per cui in realtà vedo tanta compartecipazione e sono contento perché poi sono gli spettatori con cui mi interfaccio tutti i giorni ed è anche un po' il concept che c'è dietro l'album, perché l'album l'ho chiamato Le Porte Accanto perché è proprio un dar valore alle persone che fanno parte della tua vita quotidiana di tutti i giorni. È inutile affidarci troppo ai grandi numeri sì, sono una vetrina per il pubblico e sono una vetrina anche per farti conoscere, però alla fine chi, non dico chi ti farà la morale, ma chi dovrai rendere conto sono le persone che vedi tutti i giorni. E invece ci sono artisti in cui ti sei un pochettino ispirato nel tempo, o comunque tecnicamente involontariamente ti porti un pochettino quel modo di suonare, di salire sul palco, impostare con il pubblico e impostare anche la musica, perché poi ognuno ascolta la musica nel tempo, un pochettino può portare dietro. Allora, guarda, in realtà io sono influenzato da tanti artisti, cioè in primis anche gli artisti che ci sono stati negli anni 70-80, parlo anche banalmente dei Queen, ma più che impostato, nel senso, sono artisti che ho ascoltato. Poi mi piacciono molto i Coldplay, sono influenzato da Mahmood Mengoni, mi piace molto Elisa, Giorgio, cioè io ascolto un po' di tutto, Ed Sheeran, One Republic, Maroon 5, Home. In generale vado più sul mondo proprio pop, non mi addentro troppo in alcuni generi specifici, però ascolto tutto. E un po' di loro, Cremonini, cioè devo dire che anche molto l'impostazione del suono di Cremonini è una cosa alla quale mi piace ispirarmi, in alcune canzoni cerco di attingere. Per cui, ecco, ci sono degli artisti a cui mi ispiro, però poi cerco sempre di metterci il mio. Invece c'è differenza tra Daniel come fan sotto un palco ad ascoltare un artista e Daniel sopra il palco che suona per i ragazzi e le persone sotto. No, guarda, poca poca differenza e in realtà, cioè, come ho detto prima, io quello che sono sul palco sono anche al di fuori del palco. Quello che sono per i miei amici sono anche quando mi pongo un po' al di sopra, diciamo. A questo punto, progetti oltre a promuovere chiaramente il disco, ci sono progetti immediati, live e. Allora, molto probabilmente farò un terzo live fra una decina di giorni. Poi ovviamente lo comunicherò sulle mie pagine social, che tra l'altro penso mi chiederai, quindi te le annuncio già. Su Instagram mi trovate come Daniel P, doppio trattino basso music, su Facebook mi trovate come Daniel Palmacci, su YouTube come Daniel P e poi mi trovate ovviamente sulle varie piattaforme. Al di là di questo live io sto lavorando a dei nuovi singoli e c'è già tutto un terzo progetto in mente che ovviamente ha bisogno di tempo per svilupparsi, però c'è. L'ultima curiosità, visto lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, dove ci sono artisti cui creano canzoni intere con questa musica intelligenza artificiale, quando effettivamente può essere un pericolo, ma soprattutto anche le piattaforme possono essere un vantaggio e uno svantaggio per un artista, essendo in una marea di un mondo di tante canzoni.
Allora, da un punto io la conosco poco, sono onesto, l'intelligenza artificiale, sono anche poco tecnologico in assoluto. In generale, io rimango molto dell'idea che le idee restano se c'è un'autenticità in chi le crea o chi comunque ha il coraggio di tirarle fuori. Per cui anche per esempio le varie piattaforme, come ho detto prima, noi veniamo da una generazione che è stata, è abituata e quasi ha la necessità di vedere grandi numeri, grandi follower, grande seguito. Per sentirsi realizzato anche in quello che fa. È chiaro che in una minima parte il numero contribuisce, ma non il numero in sé per sé, il fatto che più persone l'ascoltano, più c'è un passaparola. Però io ribadisco, a me, io sono uno, ho un'età per cui ho molti piedi per terra, a me la musica piace dal vivo e piace con le persone che interagiscono con te dal vivo, per cui bisogna fare attenzione quando ci si illude che arrivare a tanto significa avere successo, non è così. Secondo me il successo vero è quando riesci a instillare anche in quelle poche persone un'idea che si portano avanti nel tempo, ma sai che sono persone che se la porteranno, non sono cose passeggere. Questo disco è in formato fisico o solo No, digitale? fisico non l'ho fatto, però lo vorrei fare. L'anno scorso, dell'album scorso l'ho fatto, di questo non l'ho fatto, lo trovate solo digitale. A questo punto, Dando, noi ti ringraziamo, ci diamo appuntamento per i prossimi brani e soprattutto, visto che sei all'estero perché non ti trovi Sì. in Italia, a questo punto ci mandano, visto che i social l'hai comunicati già in anticipo, ci mandano i saluti finali. Sì, allora vi saluto ancora a tutti, ti ringrazio ancora per questa videochiamata e ascoltate ovviamente tutti quanti dove ero io, l'album le porto accanto e ci vediamo presto. Sporticino Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Ti prometto l'estate, mentre il cielo cambia colore, quando sotto le coperte scopri chi sei veramente.